Signori, ben ritrovati nel canale di Simodefa. Con questo video inizio il corso più grande e completo presente su YouTube Italia per quanto riguarda il mondo delle criptovalute. Lo scopo di questo corso è quello di andarvi a spiegare tutti quelli che sono i fondamentali di questo mercato in una maniera oggettiva senza andarvi ad influenzare. Quindi all'interno di questo corso voi riuscirete a comprendere a 360 gradi tutto quello che riguarda il mondo delle criptovalute. Questo è l'episodio 1. In questo video andremo a parlare di Bitcoin, di che cos'è Bitcoin, del perché è importante, di che problemi va a risolvere. Durante il corso dei prossimi episodi andremo sempre di più dentro la faccenda delle criptovalute, andandovi, come detto, a spiegare tutti quelli che sono i fondamentali che voi dovete conoscere. Il mondo delle cripto è enorme, quindi al di là di questo corso voi avrete lì fuori su internet, su YouTube, insomma in tutti quelli che sono i siti di riferimento, moltissimi altri portali dalla quale poter andare a prendere informazioni. In ogni caso, volevo andare a dare il mio contributo all'interno di YouTube Italia, appunto portando questo corso. Ora è il momento di iniziare e partirò dall'episodio 1. Quindi in questo video andremo a vedere che cos'è Bitcoin. Allora, ragazzi, so che molte persone quando si parla di Bitcoin pensano sia di un qualcosa di strano, un qualcosa di inventato dagli alieni, ok? Non è niente di ciò, ok? Quindi Bitcoin è una criptovaluta, ovvero una valuta digitale creata nel 2009 da una figura, un gruppo di figure chiamato Satoshi Nakamoto. Quindi, prima cosa fondamentale, noi non sappiamo chi è l'inventore di questo sistema. Si fa chiamare Satoshi Nakamoto. La caratteristica fondamentale sulla quale si basa Bitcoin è la sua natura decentralizzata. A differenza delle valute tradizionali come l'euro o il dollaro, il Bitcoin non è controllato da alcuna banca centrale che ne emette la quantità, che stabilisce politiche di prezzo. Se noi pensiamo per esempio al mercato normale, sappiamo come per esempio i tassi di interesse vadino ad influenzare molto il prezzo e l'andamento delle azioni, degli indici e degli asset, diciamo, scambiabili all'interno del mercato tradizionale. Chiaramente questi dati vanno ad influenzare anche Bitcoin, ma di sua natura appunto Bitcoin è una moneta decentralizzata. Le transazioni infatti di Bitcoin vengono verificate da una rete distribuita di computer chiamati nodi, che partecipano ad un sistema di consenso più grande chiamato blockchain. La blockchain non è altro che un registro pubblico distribuito e immutabile, quindi è un registro, ragazzi, ricordate a scuola, quando andavamo a scuola c'era il registro dove segnavamo le assenze, i nostri voti, le note eventuali, insomma cose che erano da segnalare sullo studente o sugli studenti. Ogni transazione presente in Bitcoin ed ogni movimento che Bitcoin è andato a fare è appunto registrato in un registro pubblico chiamato blockchain. Ci sono diverse blockchain, all'interno di questo corso andremo ad approfondire anche il discorso delle blockchain, ma senza perderci in blockchain reti. Quando è che è nato Bitcoin? Bitcoin è nato nel 2008 in risposta alla crisi finanziaria presente in quel momento. Il 2008 e quegli anni possiamo dire che era un periodo caratterizzato da una perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie tradizionali. Nel 2008 un documento intitolato Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, è stato pubblicato da Satoshi Nakamoto, descrivendo un nuovo tipo di moneta digitale che permetteva pagamenti online diretti tra utenti senza la necessità di un intermediario finanziario come una banca. L'idea centrale di Bitcoin era quindi creare una forma di denaro che fosse resistente alla censura, sicura e decentralizzata. Nel successivo gennaio 2009 Nakamoto ha rilasciato il primo software Bitcoin e ha minato il primo blocco della blockchain Bitcoin, noto come Genesis Block. Pensate che questo blocco nascondeva un messaggio nascosto che si riferiva alla crisi finanziaria del 2008, dimostrando che appunto l'intento di Nakamoto era quello di creare una valuta che non dipendesse da istituzioni finanziarie di alcun tipo. Quindi Bitcoin è una moneta completamente virtuale, non c'è nessun ente che stampa come gli euro, i dollari, le sterline, la moneta. Noi possiamo trasferirci questi Bitcoin da individuo ad individuo e vengono allo stesso modo estratti, quindi creati attraverso dei computer che vengono messi a lavorare e che approvano le varie transazioni. Questi fanno parte di una rete e fanno parte, diciamo, della blockchain di Bitcoin. Ma che cos'è che risolve di Bitcoin? Bitcoin è stato progettato per risolvere una serie di problemi
associati al sistema finanziario tradizionale. Primo di tutto, il problema della decentralizzazione e trasparenza. Nel sistema bancario tradizionale, le transazioni di saldi sono gestiti da istituzioni centralizzate, come le banche centrali e commerciali, che fungono da intermediari fidati. Bitcoin elimina la necessità di intermediari, consentendo transazioni dirette tra gli utenti. La blockchain di Bitcoin, essendo pubblica e trasparente, permette a chiunque di verificare le transazioni e assicurarsi che il sistema funzioni correttamente. In pratica, appunto, la grande novità che abbiamo avuto in Bitcoin, l'abbiamo visto anche in altre diverse, per esempio, piattaforme come PayPal. Anche in PayPal noi possiamo inviarci dei soldi senza passare tramite un'autorizzazione finanziaria, ma c'è un'autorizzazione da parte di PayPal. Bitcoin è un sistema autonomo che funziona senza nessun tipo di intermediario. Secondo problema risolto, resistenza alle censure, poiché non c'è nessuna autorità centrale che possa decidere quali transazioni siano valide o meno. Bitcoin permette agli utenti di inviare e ricevere denaro senza il rischio di interventi arbitrari da parte di governo e istituzioni finanziarie. Questo l'abbiamo visto per esempio nella guerra in Russia-Ucraina. Infatti tante nazioni, siccome infatti sono stati emessi diversi blocchi a livello internazionale, per esempio su determinate valute, hanno potuto continuare la loro attività, la loro economia, grazie al Bitcoin. Perché appunto il Bitcoin non è fermabile, ok? Ci sono dei paesi, o potrebbero esserci dei paesi in cui il Bitcoin verrà bannato, ok? In cui appunto in quei paesi noi non potremo andare ad utilizzare Bitcoin, ma la rete di Bitcoin comunque funziona e va avanti, non c'è nessuno che può bloccare l'invio o la ricezione di una determinata criptovaluta, perché appunto l'invio e la ricezione vengono gestiti da tutti i nodi che si collegano alla rete di Bitcoin, che vengono chiamati miner. Terzo punto, la maggior parte delle valute fiat, valute tradizionali, ovvero euro e dollaro, sono valute a inflazione e deflazione, principalmente ad inflazione. L'inflazione che cosa fa? Riduce il potere d'acquisto nel tempo. Bitcoin invece è progettata per essere deflazionistico, con un'offerta limitata a 21 milioni di monete. Questo significa che non ci sarà più la possibilità di minare più Bitcoin di quelli che il protocollo di Bitcoin ha creato, ovvero il protocollo di Bitcoin è stato ideato per poter andare a minare un massimo di 21 milioni di Bitcoin. Non ci possono essere le situazioni come per esempio il Covid nel 2020-2021, c'è stata una grande crisi finanziaria, le banche centrali per risolvere queste crisi hanno emesso, hanno stampato enorme quantità di moneta. Questo chiaramente ha portato inflazione nel mercato perché c'era più moneta nel mercato e di conseguenza i beni sono aumentati di prezzo. Stiamo vedendo questo effetto nel mondo reale di oggi, ovvero il prezzo dei beni primari sta aumentando perché il sistema tradizionale, il vecchio sistema che deriva dagli accordi di Bretton Woods, ok? Le varie nazioni hanno creato, per esempio, c'è l'euro, c'è il dollaro, c'è la sterlina, ok? Ma ci sono degli scambi comunque sia regolati tra queste e come detto la gestione, la distribuzione, la creazione di queste monete viene regolato da un ente centrale. Su Bitcoin non c'è questo tipo di problema perché l'offerta è stata stabilita a 21 milioni di Bitcoin. Non si potranno stampare, non si potranno creare più Bitcoin di quelli stabiliti dal suo codice creato appunto da Satoshi Nakamoto. Un altro punto a favore di Bitcoin è l'accesso globale. Infatti, per accedere a Bitcoin ci basterà un accesso a internet. Chiunque avrà la possibilità all'interno del proprio telefono o all'interno del proprio computer di creare un conto in un exchange centralizzato, decentralizzato e iniziare ad operare su questo mercato. Se noi pensiamo, in molte parti del mondo le persone non hanno accesso a banche o servizi finanziari, Bitcoin può fornire un'alternativa inclusiva per queste popolazioni, permettendo loro di partecipare all'economia globale. Se noi pensiamo per esempio all'Africa, al popolo africano, immaginate quante persone non hanno un documento di identità, di conseguenza non hanno neanche un conto bancario. Ok, queste persone come fanno a costruirsi la propria fortuna? Non hanno la possibilità appunto di ricevere, di far parte dell'economia. Bitcoin dà la possibilità a queste persone di poterlo fare, perché tramite uno smartphone o un computer possono crearsi un portafoglio e con questo portafoglio possono iniziare a inviare e scambiare denaro. Altro grosso punto a favore di Bitcoin è il basso costo di commissione di transazioni. Infatti c'è la possibilità di inviare Bitcoin a qualsiasi persona nel mondo con bassissimi costi di transazione. Ok? Adesso per quanto riguarda Bitcoin, i costi sono aumentati nel tempo perché il prezzo di Bitcoin è aumentato,
Per quanto riguarda l'invio di criptovalute, ci sono sicuramente delle blockchain migliori rispetto a Bitcoin, con la quale pagheremo meno fee e che saranno anche più veloci, perché sulla rete di Bitcoin comunque ci lavorano molte persone, ci sono tante transazioni, ma sicuramente il fatto di poter inviare denaro da una parte all'altra del mondo con un click, senza passare per intermediazioni finanziarie, è un qualcosa di innovativo per quanto riguarda il sistema finanziario. Quindi questo è un altro grande punto a favore che Bitcoin ha portato all'interno del nostro ecosistema mondiale. Arriviamo quindi ad un punto importante. Perché Bitcoin è importante e perché ha preso importanza nel mondo? Perché Bitcoin rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui concepiamo il denaro e il sistema finanziario globale. Non c'è mai stata una moneta con queste caratteristiche. Ha portato innovazione tecnologica e finanziaria. Infatti Bitcoin ha aperto la strada ad un'industria di criptovalute e tecnologie blockchain. Ha introdotto anche concetti innovativi come la proof of work per la validazione delle transazioni e la sicurezza della rete, e ha ispirato lo sviluppo di altre tecnologie decentralizzate e blockchain come Ethereum, che supporta smart contract e applicazioni decentralizzate. Nel prossimo video parleremo di criptovalute, parleremo un pochino anche di Ethereum. Come vi dicevo, Bitcoin è un'alternativa al sistema bancario tradizionale, che è visto da molti come corrotto o inefficiente. La crisi finanziaria del 2008 ha messo in luce le vulnerabilità del sistema bancario e ha fatto crescere la domanda di un'alternativa più sicura e trasparente, e Bitcoin risponde a queste domande offrendo un sistema finanziario aperto e resistente alla manipolazione. In molti paesi le persone sono soggette a controllo su capitali e restrizioni valutarie. Bitcoin offre un modo per trasferire valore attraverso le frontiere senza restrizioni, promuovendo la libertà economica e fornendo un'opzione per coloro che vivono sotto regimi autoritari o in paesi con economie instabili. Abbiamo visto, per esempio, posso citare il caso di Dubai. Dubai è diventato un hub globale per le criptovalute, le tasse sulle cripto sono a zero, c'è la possibilità di pagare le persone in cripto. Quindi ci sono paesi e stati che stanno introducendo Bitcoin nella loro economia, ci sono paesi allo stesso modo che stanno, diciamo, negando l'avanzamento di queste nuove tecnologie. Bitcoin è stato anche quindi un tassello per poter muovere i capitali di persone in paesi, appunto perché per trasferire Bitcoin ci basta un indirizzo, non dobbiamo passare tramite delle banche o delle autorità centrali. Ok, quindi vi ho introdotto un po' Bitcoin, tutti quelli che sono i suoi pregi. Andiamo un po' a vedere invece quelle che sono le criticità e le sfide a Bitcoin. La prima sicuramente è la volatilità dei suoi prezzi. Quindi no, Bitcoin è noto per la sua elevata volatilità dei prezzi e può rendere difficile il suo utilizzo come riserva di valore stabile. La volatilità è in parte dovuta alla sua natura speculativa degli investimenti e alla relativa novità del mercato delle criptovalute. Ragazzi, gli asset meno capitalizzati tendenzialmente sono più volatili. Attualmente è stato realizzato anche un ETF spot su Bitcoin, quindi Bitcoin è entrato nel mercato tradizionale. Questo ha portato sicuramente a una diminuzione della volatilità, anche se comunque la volatilità è molto presente. Quindi Bitcoin deve essere considerato come un investimento di lungo periodo, non possiamo andare a vedere Bitcoin come un investimento se chiaramente lo andiamo a prendere nel breve periodo. Altro problema è la scalabilità, ovvero la rete di Bitcoin può elaborare solo un numero limitato di transazioni al secondo, circa 7, il che può portare a ritardi nelle transazioni e alte commissioni durante i periodi di elevato traffico. Come risolvere questo problema? Ne parleremo durante il corso di questo corso, ma inviando fondi tramite altre blockchain. In ogni caso si possono inviare fondi con Bitcoin, ma appunto pagheremo delle fee e probabilmente l'invio non sarà immediato, come possiamo avere un invio immediato in altre blockchain. Un altro motivo è il consumo energetico, ovvero il processo di mining con la quale noi estraiamo i Bitcoin, che implica la risoluzione di complessi problemi matematici per convalidare le transazioni, richiede una quantità significativa di energia. Questo ha sollevato preoccupazioni ambientali, soprattutto considerando il crescente consumo energetico della rete Bitcoin. Per tenerla attiva, insomma, i computer devono essere connessi all'elettricità e questo consuma. Sicuramente questo è un problema che anche qua alcune criptovalute e alcune blockchain lo hanno risolto tramite la proof of stake, che è un metodo di approvazione delle transazioni diverso rispetto alla proof of work sulla quale, diciamo, è nata Bitcoin. Ok, parleremo della proof of work e proof of stake nei prossimi video. In ogni caso, ecco, sappiamo che Bitcoin al momento attuale consuma.
Un altro limite, ragazzi, è il fatto che Bitcoin può essere utilizzato per attività illegali, quindi per esempio per l'acquisto e il riciclaggio di denaro o acquisto di beni illeciti online. Per esempio nel deep web, l'internet oscuro, noi paghiamo in Bitcoin, c'è la possibilità di pagare in Bitcoin e nessuno può fermare questa transazione, quindi sicuramente alcuni capitali Bitcoin sono entrati in quell'altro mondo e questa è una cosa che non fa piacere all'autorità perché non possono bloccare questo meccanismo. Però finché noi non, diciamo, utilizziamo Bitcoin e la tecnologia blockchain per svolgere cose illegali, ragazzi, non ricadiamo nell'illegalità e quindi non abbiamo questo problema. Ultimo problema è una mancanza di regolamentazione chiara e uniforme a livello globale. Quindi le tasse e cosa determinati paesi pensano nei confronti di Bitcoin non è chiaro, bisognerebbe avere una regolamentazione perlomeno europea o statunitense che regolamentarizzi un pochino il mercato, insomma che categorizzi Bitcoin come asset finanziario, come moneta, insomma c'è da fare ancora chiarezza per quanto riguarda il lato regolamentazioni. Arriviamo però alle conclusioni per quanto riguarda questo video, non voglio fare dei video lunghissimi, in ogni caso ragazzi se avete domande o dubbi vi invito a farvelo sapere qui sotto nei commenti. Arriviamo alle conclusioni, quindi che cos'è Bitcoin, che cos'è che rappresenta Bitcoin? Rappresenta sicuramente una delle innovazioni più importanti e significative nel mondo della finanza e nella tecnologia degli ultimi decenni. Offre infatti una visione del denaro diversa, basata su una decentralizzazione, trasparenza e resistenza alla censura. Come tutte le nuove tecnologie, Bitcoin è in evoluzione e solo il tempo ci saprà dire se diventerà un elemento fondamentale del nostro sistema finanziario o se negli anni a venire Bitcoin morirà. Tuttavia, il suo impatto sulla percezione del denaro, sulla finanza e la sovranità individuale è già stato profondo e duraturo. Quindi molte persone ormai conoscono Bitcoin, dal 2008 è presente, 2009 da quando è stato lanciato nel nostro mondo, nel nostro sistema finanziario, di conseguenza noi non possiamo sottovalutare le nuove tecnologie, ok? Il mondo di oggi è un mondo tecnologico dove le cose cambiano alla velocità della luce e a tutti gli effetti Bitcoin è un'alternativa ad un vecchio sistema tradizionale che, a detti di molti, ad oggi non funziona più. Quello che poi si è andato a sviluppare a seguito di Bitcoin è un mondo, ragazzi, quindi Bitcoin è appunto la prima valuta digitale creata. Questi sono i principi sulla quale si basa Bitcoin, sono andato a fare un po' la storia, vi ho spiegato quelli che sono i suoi punti forza, quelli che possono essere i suoi punti di debolezza. Fatemi sapere la vostra nei commenti, in ogni caso questo è l'episodio 1 di questo corso dedicato alle criptovalute, nei prossimi video andremo ad approfondire sempre di più la faccenda, lo scopo di questo corso è andare a toccare tutti quelli che sono i fondamentali riguardanti il mondo cripto e Bitcoin. Signori, per quanto riguarda questo primo video, io sono arrivato alla fine. Iscrivetevi al canale se volete seguire tutti i prossimi video e anche i prossimi episodi di questo corso. E se volete comprare Bitcoin e cripto, l'exchange partner che sto utilizzando nel 2024 è Bitget. Quindi potete trovare il link di Bitget nella descrizione del video per registrarvi e creare un account e comprare Bitcoin direttamente da là. Ragazzi, da Simo Defa per oggi è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video.